per me. Buongiorno a tutti e auguriamo un 2014 da Notizie Irno. E siamo su Salerno, stiamo seguendo un po' quello che è la città di Salerno dopo il 2013 con il 2014. Auguriamo a tutti i telespettatori di Notizie Irno un buon anno e che sia un anno proficuo e che possa dare a tutte le persone la possibilità di potersi realizzare sia sotto l'aspetto professionale che personale. Adesso faremo qualche piccola intervista a delle persone, tra cui abbiamo anche lo scrittore De Santis, che ha scritto un libro della collana scientifica diretta dal dottor San Martino Gennaro, e che tratta di un argomento, anzi è un romanzo che tratta di un argomento molto importante e che rispecchia un po' la vita di ognuno di noi attraverso dei vissuti molto importanti. Ecco, c'è lo scrittore De Santis. Buongiorno. Buongiorno. Lei è l'autore del libro Stagioni di Passioni. Ci può raccontare un po' di questo libro? Infatti lo stavamo spogliando, che l'ho donata alla signora Lanzafame, che è siciliana, e l'ho portata a fare un giro di prima mattina a Salerno, proprio per le bellezze naturali. E per l'occasione do un augurio a tutti i salernitani di buon anno, di buon 2014, e a quanto vedo ci sarà un bellissimo sviluppo sul territorio, sia a livello turistico che sviluppo economico. Salerno è una città meravigliosa, secondo me è una delle più belle d'Europa. Cosa pensa del Crescent? Il Crescent dovrebbe essere quella struttura in fondo, se non erro. Ho sentito qualche polemica sul Crescent. Io non conosco il sindaco De Luca, ma ho avuto occasione di ascoltarlo in televisione e di seguire un po' il suo iter politico. Devo dire che è una persona lungimirante. Il sindaco De Luca guarda molto molto a lungo. Il Crescent secondo me è una struttura fondamentale per Salerno. È una struttura che guarda a lungo. Teniamo presente che negli anni a venire, secondo me per i prossimi 20-30 anni, l'amministrazione che ha programmato e che ha voluto questo progetto ha pensato all'enorme flusso di turismo che si riverserà sul Salerno, ma anche sulla provincia di Salerno. Quindi un benessere economico, un benessere sociale, e un benessere di visibilità turistica internazionale. Secondo me è un'opera magnifica che non va criticata, anzi secondo me andrebbe sicuramente elogiata e ampliata, e perché Salerno ha un porto ed è un'ansa grande, vasta, e secondo me molto molto più bella di Napoli, e può offrire servizi al di sopra di quelli che ha offerto Napoli negli anni fino ad oggi. Quindi io faccio un plauso al sindaco De Luca, anche se io non sono un uomo di centrosinistra, però bisogna dare merito a chi ha merito. Quindi lei crede che questo progetto possa avere una ricaduta anche sui comuni limitrofi? Sicuramente,
questa struttura, ma tutto il discorso turistico che si sta facendo su Salerno, di questa amministrazione, avrà una ricaduta su tutta la provincia, perché ovviamente navi con migliaia di turisti, la sola Salerno non può offrire tutti questi servizi, quindi la ricaduta economica sarà per tutta la provincia di Salerno. E credo che i comuni limitrofi dovrebbero agganciarsi a quello che è il circuito turistico salernitano, proprio per fare un itinerario che riguarda tutto il territorio provinciale, oltre che Salerno città. E quindi in effetti anche per molti giovani c'è l'opportunità di tanto lavoro. Ma sicuramente porterà tanto lavoro e sono sicuro che ha già portato lavoro anche cioè sotto forma di edilizia e di servizi. Ma quello che è importante, per esempio faccio un piccolo passaggio, io sono stato in Messico 6 mesi, l'ho girato tutto e ho visto un'organizzazione turistica, ma veramente a livello, un'organizzazione turistica, cioè là valorizzano anche una pietra. È proprio il cittadino messicano che ci tiene a valorizzare tutto ciò che ha e lo tutela. Là in Messico non troviamo una cicca di sigaretta a terra, eppure si parla del popolo messicano come un popolo non all'altezza della civiltà europea, non è vero? Le località turistiche sono rinomate, sono tutelati i turisti. Io spero che ciò, questa presa di coscienza, venga presa anche dagli italiani, perché abbiamo un patrimonio artistico che è il più grande al mondo e va tutelato in ogni modo, sviluppato sotto forma turistica ed economica. Grazie per il suo contributo che ci ha dato a Notizie Irno. Adesso volevo fare una domanda. Mi incuriosisce Stagioni di Passione. Potrebbe darci qualche informazione in più rispetto a questo libro che lei ha pubblicato? Allora, Stagioni di Passione nasce da un'esperienza personale. Stagioni di Passione non è il solito romanzo, è una verità. È una verità totale. Infatti è scritto sotto dialoghi diretti, come un copione di un film, e sono dialoghi, discorsi, confronti originali, scritti così come sono stati fatti. Quindi riprende la realtà penitenziaria italiana, di quello che accade veramente in un istituto di pena, di quello che è il rapporto tra il detenuto e le istituzioni penitenziarie, e la vita interna, ed anche le misure alternative alle quali si può usufruire, ma purtroppo vengono molto spesso negate. È un libro, diciamo così, che secondo me andrebbe. È un libro per tutti, ovviamente, però sarebbe utile alle persone del settore, ai magistrati, agli avvocati, agli operatori sociali, educatori, e in particolare i volontari, e soprattutto di utilità per i detenuti che possono apprendere tanto, ma veramente tanto. Non vi dico altro perché va letto. Grazie, grazie per il suo contributo e saluti da Notizie Irno e buon anno a tutti. Signor De Santis, un'altra domanda che le volevo porre. Lei cosa pensa delle luci di artista e del progetto di De Luca rispetto a questo, diciamo, sviluppo del territorio attraverso il gemellaggio con Torino, con varie città d'Italia? Allora, Luci d'Artista sicuramente è stato un progetto, diciamo, un progetto veramente azzeccato, come diciamo di solito quando un progetto è veramente valido. Le Luci d'Artista ho portato
siamo di centinaia, di migliaia di turisti su Salerno e le luci d'artista ha portato Salerno a livello internazionale, gli ha dato la possibilità di fare dei gemellaggi. Ecco, per esempio, io ho visto l'altra sera, ma anche gli altri anni, un afflusso di persone impressionante, locali pieni, addirittura ne ha usufruito la provincia di Salerno. Dato che gli hotel erano pieni, i turisti si sono riversati poi sulla provincia, quindi con uno sviluppo economico anche provinciale. Le luci d'artista, penso che tanti vogliono copiare questo progetto di De Luca, ma difficilmente riusciranno, perché ci vuole anche, diciamo, anche il luogo deve essere preposto e poi l'originalità è sempre l'originalità. Quindi lei sostiene che la lungomare di Salerno è la più bella d'Europa e anche la più grande? Lungomare di Salerno, a parte il lungomare di Salerno, arrivo da Salerno poi fin giù nei confini, è un lungomare che sicuramente va sviluppato in tutte le sue parti, e specie sulla litoranea di Ponte Cagnano, dei comuni limitrofi a Salerno, perché il potenziale turistico è enorme, è veramente enorme. Io vedo spiaggette come Rimini, che sono rinomate, ma cos'è? È una spiaggetta così, cioè veramente una spiaggettina in confronto a Salerno, eppure porta tanti turisti, porta tanta economia. Io penso che questa amministrazione farà molto e svilupperà Salerno e anche la provincia a livello turistico e a livello internazionale, perché vedo che stanno lavorando molto bene e vi ripeto che io non sono, sono una politico più che altro, non mi interessa di politica, ma mi interessa di sociale e mi interessa di problematiche penitenziarie, a quale il mio libro, e per l'occasione colgo un augurio a tutte le persone detenute, ai loro familiari, e faccio un appello anche a questa amministrazione di volgere un occhio sul penitenziario di Forni e con la magistratura di sorveglianza e con il UEPO, l'ufficio esecuzione penale esterno, di fare dei progetti di inserimento sia sociale che lavorativo attraverso le associazioni anche del volontariato, anche come giustizia riparativa, come affidamento. Ci sono molte possibilità e ci sono molte associazioni del territorio in provincia che possono inserire questi ragazzi detenuti e riportarli a una vita normale e sociale proprio attraverso il volontariato, con corsi di formazione sia all'interno sia all'esterno e quindi di conseguenza inserirli in un contesto lavorativo, perché è il lavoro che dà la dignità ed è il lavoro che toglie la depressione alle persone. Senza lavoro noi avremo dei giovani depressi, ma non solo i giovani, ma anche le persone adulte, le persone anziane. Il lavoro è fondamentale sia all'interno sia all'esterno ed è fondamentale per tutti. Quindi un appello direttamente al sindaco che possa visitare personalmente l'istituto di Forni e di portare dei corsi di formazione all'interno e del lavoro all'esterno. E di utilizzare le associazioni di volontariato, sia del soccorso, sia del ramo sociale, e sia in quello di promozione. Grazie dalla redazione Notizie Irno, Web TV.
No, Raffaele, dopo prendi a loro, riprendi a loro quando lo dico. Vai, no? Poi vedi, lui ci mette la mano a coppa asfalto, poi chissà che puoi dire. Aspetta, aspetta. E che c'è la mano a coppa asfalto? E ripiglia un lì, che sta da solo qua sopra. Prendi il libro da solo.